Aprile 2024. La Corte d'Appello d'Ancona ha decretato che devi lasciare quella che per 2 anni è stata la tua casa, l'unica casa che tu abbia mai conosciuto, tu che oggi di anni non ne hai nemmeno 3. C'è il babbo a casa? Sì, il babbo c'è, è lì che ti aspetta. Amore, è una vita che ti aspettiamo. Arriva sul tavolo del Parlamento il caso di Cacao, nome di fantasia di un bambino di poco più di 2 anni e mezzo conteso tra 2 famiglie, quella pesarese che l'Anaffido da circa 2 anni e quella biologica composta dalla madre e dai nonni materni. Famiglia biologica che ha fatto appello per riavere il bambino con sé, trovando l'approvazione del Tribunale dei Minori di Ancona, che ha ribaltato un precedente ricorso, sentenziando come Cacao dovrà essere trasferito alla sua famiglia naturale fra pochi giorni, il prossimo 14 novembre. A portare il caso in Parlamento è stata ora l'interrogazione dei deputati marchigiani del Partito Democratico, Irene Manzi e Augusto Curti, che assieme ad Anthony Barbagallo si sono rivolti al Ministro della Giustizia per un approfondimento su una normativa, quella dell'affido a rischio giuridico, estremamente delicata e che rischia di sradicare legami affettivi viscerali che vanno oltre i legami di sangue. Una storia che ha mosso le coscienze di tanti a Pesaro e non solo. La famiglia affidataria si è messa a nudo raccontando la propria vicenda attraverso una petizione online che sul portale Change.org ha raccolto più di 6.000 firme in 2 settimane. Petizione volta a lasciare Cacao con il suo babbo e la sua mamma. Ora l'interrogazione parlamentare fa un passo ulteriore sollecitando il Ministro della Giustizia a implementare il quadro normativo sulla tematica con l'obiettivo di garantire la migliore tutela del superiore interesse del minore nel rispetto dell'azione della magistratura. Mamma, torniamo a casa? Trattengo il fiato, non rispondo. Questa frase porta con sé l'essenza di tutto ciò che perderai, perché, piccolo mio, tra qualche giorno non tornerai. Questa non potrà più essere la tua casa, ed io non potrò più accudirti come la tua mamma.